Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video serale a sorpresa. Poche ore fa Ducati ha finalmente annunciato quello che un po' tutti i Ducatisti stavano aspettando, ovvero la nuova Ducati World Premier 2024. Quindi finalmente abbiamo la conferma che questa web series arriverà anche quest'anno e gli episodi inizieranno già domani. Per questo che il video ve l'ho portato questa sera e non ho aspettato domani mattina, perché tra poche ore verrà comunque presentata la prima novità 2024. Finalmente, perché comunque Ducati, sì, nei mesi scorsi, nelle settimane passate, comunque ha presentato alcune livree nuove per diversi modelli, per esempio per la Monster 950, la livrea bianco-rossa veramente bellissima, la Super Sport anche 950, però erano tutte, diciamo, novità abbastanza minori, no? Adesso arriva la ciccia, diciamo, le cose importanti, verranno presentati i modelli nuovi 2024 e ovviamente, come sempre, c'è molta attesa, anche perché insomma l'anno scorso la web series comunque secondo me era un po' sottotono, nel senso che Ducati ha lanciato modelli della Madonna, però anche molto costosi, no? Quindi fondamentalmente moto di nicchia, per esempio la Monster 950 SP, bella quello che volete, ciclistica eccetera, ma anche prezzi molto alti, no? A momenti ti compri una Maxi Naked tipo della BMW. Oppure ha presentato la Panigale V4R, bella, bellissima, fantastica, tutto quello che volete, ma costa una barbarità. La V4 Rally, ok, ma anche lei è molto costosa. E poi la Diavel V4, bellissima anche lei, ma molto costosa. Insomma, e le nuove Scramble, no? Nuove Scramble carine, come sono fatte, vendono anche tanto, ma anche lì prezzi 10.700 in aumento rispetto alla serie vecchia, quindi tutte moto sono un po' costose, a parte le Scrambler che di fatto sono sempre le moto meno costose della Ducati, infatti stanno vendendo bene. Quindi insomma c'è attesa per questa nuova, insomma, World Premiere, sperando che arrivino modelli più alla portata di tutti. Comunque a parte questo, senza indugi, qui di fianco vi mostro quello che è il calendario composto da questi 6 appuntamenti. Ora, attenzione, non vuol dire 6 appuntamenti, 6 moto. Potrebbero anche essere 6 appuntamenti, 10 moto, 6 appuntamenti, 2 moto. Ducati potrebbe presentare un monopattino, potrebbe presentare una bici elettrica, capite? Cioè, Ducati comunque non è che fa soltanto, diciamo, tra virgolette, le moto, no? Fa anche bici elettriche, costosissime, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere che magari in una puntata ci sia dentro, non lo so, o una moto e una bici, o soltanto una bici, no? Quindi 6 puntate, 6 episodi, in teoria 6 moto, 6 novità in teoria. Poi magari possono essere novità, completamente novità, modelli completamente nuovi o magari modelli aggiornati, no? Ci potrebbe stare. Comunque 6 appuntamenti, si parte già domani mattina, no? Si parte con il 27 luglio, verso il pomeriggio, più o meno siamo attorno alle 3 di pomeriggio. Basta collegarsi sul sito Ducati, si può mettere anche in calendario l'evento, ci si collega sul sito Ducati come sempre, come ogni anno, e si vede insomma la presentazione di questo nuovo modello. Per quanto riguarda il primo episodio, quello di domani, il primo, si tratta di una celebrazione del modello più iconico della Ducati, no? Diciamo che ci si può immaginare magari un qualcosa che riguardi la Monster, se parliamo comunque di modelli iconici della casa, comunque di Borgo Panigale, mi viene da pensare Ducati, modello più iconico è la Monster, no? Cioè più che la Panigale, più che le Scramble o la Multistrada, il più iconico, uno Ducati pensa alla Monster, quindi potrebbe essere che magari domani Ducati presenti una Monster nuova, l'SP è già uscita, la 950 è uscita recentemente, spererei io in una Monster magari un po' meno costosa, no? Mi piacerebbe vedere arrivare una moto magari che vada a costare sulle 10.000 euro, derivata comunque dalla 950, quindi motore sempre 937 bicilindri con testa stretta, magari con meno potenza, magari un 90 cavalli, per fare magari concorrenza alla nuova fascia delle naked, tra virgolette, entry level, che sono tipo la Hornet o tipo la GSX8S o tipo la 790 Duke, e lanciare una moto magari un pochettino più costosa della Hornet, per esempio,
ma comunque non tanto costosa quanto la Monster 950. Insomma, una 950 Monster un po' più castrata, con una ciclistica magari meno raffinata e un prezzo attorno magari 10.000 euro meno di quanto costa effettivamente anche la Scrambler. Insomma, è difficile come operazione, mi rendo conto, però sarebbe interessante, ecco, una Naked, tra virgolette, entry level premium della Ducati. Più costosa di tutte le altre, ma comunque non costosa tanto quanto la Monster 950. 950 è, diciamo, una naked media e rappresenta un po' il segmento premium delle naked media, visto che comunque va a costare oltre 12.000 euro. Questo per quanto riguarda l'episodio comunque di domani, del 27 luglio. Tutto quello che sappiamo, non ci sono foto spia, non ci sono anticipazioni, non ci sono rumor, non c'è nulla, soltanto diciamo questa informazione molto veloce sul modello, sulla celebrazione del modello iconico della Ducati. Quindi mi viene da pensare alla Monster, ma non sono sicuro. Ditemi voi nei commenti, secondo voi, quale potrebbe essere questo modello iconico della Ducati. Poi c'è il secondo episodio, si parla di settembre, siamo al 19 settembre, due episodi a ottobre e poi due episodi a novembre, se non ricordo male il 2 novembre e il 7 novembre. E poi c'è l'ECMA, quindi poi le moto che Ducati presenta durante la World Premiere 2024 verranno comunque portate all'ECMA 2023 e lì si potranno ammirare. Questo è quanto, dicevo, purtroppo non abbiamo informazioni, cioè non c'è niente quest'anno, no? Se vi ricordate il discorso Panigale V4R presentata l'anno scorso, ma già anticipata 2 anni prima, no? Grazie ai documenti di omologazione trapelati dall'America ben 3 o 4 anni fa, quindi sapevamo che sarebbe arrivata quella moto. In genere comunque ci sono sempre informazioni un po' trafugate di qua e di là su modelli nuovi Ducati, quest'anno niente, di niente, di niente, nessuno sa niente, nessuno ha sentito niente, quelli che sanno non parlano evidentemente, perché qualcuno sa sicuramente, ma non parla, insomma, zero informazioni, soltanto quello che ci si può immaginare. Siccome l'anno scorso hanno lanciato molti modelli premium, anche la Street Fighter SP più quella in collaborazione con Lamborghini, spererei io in moto magari un po' meno costose. L'anno scorso fascia premium di moto, quest'anno magari puntare di più alla fascia normale delle persone normali, economicamente parlando, insomma, di mercato, no? Potrebbe starci. Poi magari salterà sempre fuori quel modello super costoso, edizione limitata. Mi immagino un qualcosa in collaborazione con la Lamborghini. Magari una Multistrada V4 Lamborghini, Desert X Lamborghini o non lo so. Forse una Pikes Peak Lamborghini potrebbe arrivare, no? Cioè non lo so. Però collaborazione con Lamborghini facilmente potrebbe arrivare qualcosa, no? Visto che comunque sia già la seconda volta che Ducati lancia qualcosa in collaborazione con Lamborghini. Poi non lo so, magari potrebbe arrivare una Desert X, o anzi meglio, una Multistrada V2 in versione Pikes Peak, cioè la V4 Pikes Peak 31.000 euro, non lo so, magari la butto lì una V2 Pikes Peak, no? Magari sui 20.000 euro, 22. Non lo so, purtroppo non ci sono informazioni, ragazzi, quest'anno. È triste dirlo, ma non sappiamo niente. Comunque domani pomeriggio, primo modello nuovo 2024 della Ducati. Sono molto curioso. Io scommetterei su una Monster, però non lo so, ragazzi. Mi piacerebbe vedere arrivare qualcosa nel segmento patente 2, questo sì, ve lo dico. Cioè, ok, Ducati è un marchio premium, quello che volete. Ducati in Italia vende, cioè la V4 Multistrada è la memoria sesta moto, mi sembra, o quinta o sesta più venduta in Italia attualmente. La Scrambler anche vende bene. Però sì, sarebbe bello comunque vedere delle moto magari un po' meno costose o una fascia premium, però con cilindrate più basse, non so, tipo le moto A2, invece che le classiche Monster 950 variante A2 che costa 1.000 euro in meno, lanciare una cilindrata 500. Cioè, lo so che è un po' una blasfemia da dire, no? Un po' una bestemmia, però capite, non lo so, fascia A2, tipo la Scrambler che c'era una volta, quella meno costosa. Per patente 2 era interessante, no? E comunque sia costava di meno rispetto alle altre Scrambler. Mi piacerebbe vedere arrivare qualcosa, insomma, magari cilindrata a 500, sempre fatta dalla Ducati, per carità, non dalla QJ Motor o dalla QJ Group, quello che è, o dalla Bajaj Auto, eccetera, eccetera. Però
Un 500, giusto per dare modo comunque magari a chi non ha 50-80 mila euro di comprarsi una moto della Ducati, cioè non per forza di cose Ducati, marchio per ricchi, perché fondamentalmente attualmente è questo. La moto meno costosa della Ducati attualmente è la Scramber 10.700 con il motore comunque paragonabile a un MT-07, quindi capite? Non lo so, comunque sarebbe bello vedere arrivare delle moto un po' più economiche, cioè risparmiare tra virgolette sulla ciclistica. Magari sui cavalli per cercare di limare un po' il prezzo delle varie moto. Anche il discorso, per esempio, Supersport 950, farla costare un po' di meno, avvicinarla più come prezzo a un RS60 o una Tuono 60 o una CBR 650R, ma lì è impossibile, costa troppo poco per i standard Ducati. Una Desert X meno costosa, insomma, sarebbe bello secondo me questo. Comunque nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate, quali modelli secondo voi verranno presentati, cosa vorreste vedere arrivare da parte della Ducati in questi 6 episodi e se sapete qualcosa che altri non sanno, ragazzi, scrivetelo nei commenti, che a noi fa soltanto piacere. Comunque da questo video è tutto, saluto come sempre Erika e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!